struttura dell'Unione Europea è il principale donatore mondiale e quindi nel consesso dei paesi sviluppati è il gruppo di paesi che mette più risorse per la cooperazione e lo sviluppo in termini di aiuti. Gli aiuti in Africa rappresentano una parte importante, ma non la più importante, dei flussi di finanziamento esterno. La principale fonte di finanziamento esterna dell'Africa sono le rimesse dei migranti, seguita dalla cooperazione allo sviluppo, dagli aiuti, seguiti poi dagli investimenti diretti esteri. Anzi, in realtà negli ultimi anni la cooperazione allo sviluppo è diventata un terzo componente. Quindi dire che le risorse europee sono poche, mi sembra non corretto. Potrebbero essere di più, potrebbero essere spese diversamente. In questo momento i Paesi membri hanno espresso la loro volontà di lavorare sui fenomeni migratori, quindi è una scelta politica. Come l'ho detto precedentemente, a nostro avviso le risorse dovrebbero essere utilizzate per creare delle opportunità. Le do un esempio, non c'è nessun paese al mondo che si sia sviluppato utilizzando solo fondi esterni, servono fondi propri, le tasse fondamentalmente. Oggi i paesi africani in media raccolgono il 19% del loro PIL in termini di tasse, i paesi OCSE il 34%, i paesi dell'America Latina il 23%. Quindi non si può pensare che i paesi africani possano con queste risorse mettere in piedi delle politiche pubbliche per creare delle opportunità. Gli aiuti e le risorse esterne dovrebbero andare di pari passo con l'aumento delle risorse domestiche per finanziare politiche che creino opportunità. Se noi guardiamo le potenzialità dei paesi africani in termini di opportunità di investimento, l'Africa come continente, i suoi 54 paesi hanno oggi la popolazione più giovane al mondo. L'età mediana sono 19 anni e mezzo, nel 2050 saranno 25 anni. È il continente nel quale il tasso di urbanizzazione è il più rapido che si sia mai osservato nella storia umana ed è un continente nel quale la popolazione raddoppierà da qui al 2050. Tutti questi fattori sono fattori di opportunità perché sono fattori dove i consumatori crescono, hanno redditi via via più importanti e quindi avranno bisogno di beni di consumo, di servizi, di infrastrutture. Quindi sono enormi opportunità. Molti investitori già stanno investendo in Africa, nei paesi africani, la Cina ed altri, ma anche investitori europei. Ci sono degli investitori che dicono il rischio è ancora eccessivo rispetto ai potenziali ritorni sull'investimento e quindi domandano di avere delle garanzie per ridurre questo rischio. Secondo noi l'approccio è un approccio che vale la pena provare. E nel medio periodo probabilmente questi rischi, queste garanzie non saranno più necessarie, come non lo sono in altri paesi in via di sviluppo, in altre economie emergenti, dove normali meccanismi di mercato consentono di approfittare delle opportunità che vengono create da queste economie.